compagni, che sono una famiglia di 9 figli, e bisogna soccorrere subito a sta gente di Vitri, che nessuno si interessa, se no faccio venire la fine del mondo. Subito, oggi stesso, in giornata. Vogliamo pane, vogliamo tende, vogliamo vino, vogliamo alloggio, noi vogliamo porcheria di fotografica, ma sono gente per la strada. Non possiamo costruire, non possiamo arrivare. Siamo distrutti in mezzo a una campagna. Quello vogliamo noi, non vogliamo che vanno a girare gente per fotografia. Carabinieri che si strafregano di noi, chi va a destra da una parte e chi va dall'altra. Noi ci serve la roba per mangiare. Un padre di 9 figli non può dare a mangiare 9 figli. E 50 ci siamo ancora qua. Quello ci serve a noi, vite e alloggio, e nient'altro più. Siamo a Vietri di Potenza, uno dei paesi dell'interno dove non ci sono state vittime. Di questi piccoli centri in questi giorni non se ne è parlato, non hanno fatto notizia. Gli abitanti hanno aspettato in silenzio che qualcuno si ricordasse anche di loro, ma ancora non si è visto nessuno. La nostra troupe, almeno così ci hanno detto, è la prima visita che ricevono. Vengono i soccorsi. Latte, tende per le famiglie qua. Ragazzo, quasi tutte inabitabili. 90%. Anche se si vedono così, che sono in piedi, però sono tutte lesionate, che è pericolanti proprio. Quelle poche, è pericolosissime entrarci. Quelle poche, dove avete passato la notte? Alla chiaccia, nelle campagne. Pure alla chiesa senza coperte, senza niente. Macchine, insomma. Cioè, anche nella macchina. Quelle poche ragazze che restano, anche se si possono abitare, la paura è tanta che ci porta ad uscire fuori, quindi ci servono tende e soccorsi per i bambini, il latte, insomma. Ci facciamo che ancora sono già passate molte ore dall'ora dello sisma e ancora non è arrivato nessuno soccorso per qua. Nemmeno niente di straordinario è arrivato in vita, nemmeno la televisione o la radio ne ha parlato di questo fatto. Un vigile del cuore, paesi dove vanno poi è meno sinistrato, però penso che ci doveva essere anche qualche cosa di forza pubblica, case che non si possono abitare. Sono le 70, 100 famiglie qua. Come avete passato la notte? Fredde sotto una tenda, noi bambini tutti, erano pieni di paura. Ma sotto una tenda dell'esercito sono arrivati soccorsi? No, l'abbiamo fatti noi una tenda così, dove sono stati i conigli, abbiamo tolto i conigli, galline, siamo riparati sotto là, perché molti di paura, ieri sera e più altre notti, ieri notte, abbiamo stato sotto. Ma i soccorsi qui a Vietri di Potenza non sono arrivati? Non sono arrivati nulla, no. E per quanto riguarda cucine da campo, generi alimentari? Niente, fratello, niente, ci siamo arrangiati due notti da solo, sotto la cielo aperto ieri notte, stanotte abbiamo cominciato a fare qualche tendina, ci abbiamo messo sotto e tornato in fuoco tutti i bambini, stanno così, buttati per terra. La nostra casa tutta crollata, tutta fragiullata, non si ricapisce più niente. Siamo qualche 15 persone. E stiamo qui seduti, chi si riposa due ore, dopo bisogna accendere il fuoco, adesso dobbiamo fare due legni da noi stessi, perché ci deve passare anche il comune, se ce ne passa qualche po', se no dobbiamo... Sulle strade file interminabili di mezzi di soccorso, associazioni, enti locali, gruppi spontanei e lavoratori. E proprio un gruppo di lavoratori di un'azienda di trasformazione di prodotti agricoli di Roseto degli Abruzzi ed alcuni volontari del comune di Notaresco sono andati a cercare sulle montagne di Vietri la famiglia intervistata ieri sera dal TG1. È stato un incontro semplice, senza formalità. Da una parte una roulotte, coperte e generi di prima necessità, dall'altra il bisogno ed una situazione particolarmente difficile. Nella tendopoli di Balvano ormai molti problemi si sono risolti. I pasti vengono assicurati dalle cucine dei militari ed i depositi improvvisati nei locali della scuola sono ormai pieni di viveri e di altri generi di prima necessità. Per i casi più urgenti anche una trentina di roulotte. Negli altri paesi della provincia la pioggia ha rallentato l'organizzazione delle tendopoli e il montaggio dei prefabbricati. Abbondanti ovunque i viveri ed il bestiario. E forse proprio la distribuzione di questi generi ha ora la necessità di essere razionalizzata per evitare che i più previdenti pensino troppo al futuro a danno di quelli che hanno più senso della responsabilità. A chi sceglie la migliore, chi sceglie questa, chi sceglie? E c'è gente anche a Potenza che non ha avuto i centri di raccolta sono ormai pieni. Questo è quello principale, istituito nei locali della centrale dell'acqua. Ora, per evitare di mandare indietro altri aiuti, occorre al più presto trovare altri depositi, grandi magazzini dove sia possibile stipare tutto il materiale che arriva da ogni parte del paese. In arrivo, dopo l'appello del governo e degli amministratori locali, anche numerose tende e roulotte.
Queste immagini sono state girate nel pomeriggio a Vieti, dove si lavora per montare, dopo il primo ricovero di fortuna, case prefabbricate. Il maltempo, purtroppo, anche qui rallenta i lavori. Per la cucina e per i viveri noi non abbiamo problemi perché abbiamo delle cucine da campo, una già sul posto, una sta arrivando, che forniscono dei pasti caldi alla popolazione. Quindi voi in quanto tempo prevedete di poter risolvere in maniera razionale, in maniera funzionale anche per gli abitanti, soprattutto per gli abitanti di Vietri, il problema? Come vede stanno affluendo un po' da tutte le parti, sia prefabbricati sia le tende, e dobbiamo avere il tempo di metterle in opera, anche perché insomma questo tempo non ci permette di affrettare molto l'operazione. Sotto la pioggia ragazzi giovanissimi, accantonate critiche, diversità di opinioni e al di fuori, al di sopra delle polemiche, lavorano senza sosta. Alcuni di loro, che dovrebbero congedarsi tra alcuni giorni, hanno chiesto di restare per tutto il periodo dell'emergenza. Lei qui è il coordinatore di tutto il settore? Sì, sono il coordinatore. Qual è la situazione qui in provincia di Potenza, la situazione generale dei soccorsi e delle condizioni di lavoro? Ecco, la condizione nella provincia io dico che è migliorata notevolmente, stanno cominciando ad affluire i soccorsi in modo razionale e stanno cominciando a essere messe in opera tutte le tende che è possibile mettere in opera dopo lo sterramento. Ci sono zone dove bisogna prima sterrare, poi mettere la ghiaia e poi si possono mettere le tende. Ecco, pianori, non ci sono spiazzi liberi. Comandante, ai suoi ragazzi qui, ai militari che hanno lavorato qui, ecco, sono state fatte tante critiche ai soccorsi, all'organizzazione, eccetera. Che io li vedo da giorni e giorni, sono giovanissimi, alcuni reclute. Cosa devo dire? Sono ammirevoli. Questa ammirazione e commozione forse sono il miglior elogio che un colonnello abbia mai fatto ai suoi soldati. È bello felice di fare questo lavoro, anche se in difficoltà.